Bentrovati a tutti a questo nuovo video. Oggi sono un po' emozionato perché sono tornato alla marca del mio primo drone, ovvero la MJX. La serie ovviamente è la più famosa sicuramente, la Bugs, sono stati vari numeri, io ho iniziato col 5BW o BW5, non mi ricordo. Che è sempre stato un drone perfetto, non ha mai dato problemi. Il suo unico difetto, ovviamente, essendo che parlo di ormai 3 o 4 anni fa, la telecamera non era stabilizzata, quindi i video non venivano proprio alla perfezione. Però questa marca sono anni che continua a sfornare modelli, passo dopo passo va sempre in avanti e non ha mai sbagliato un colpo. Quindi complimenti a MJX perché è una ditta di quelle affidabili e serie. Droni sempre low cost, quindi alla portata di tutti, e molti di noi devono dire grazie se si sono avvicinati a questo mondo perché sono stati i primi ad avere dei prezzi accessibili e un prodotto di qualità. Una nota particolare perché il primo a spronarmi a provare i droni, io dicevo che erano noiosi, è stato il mio papà che non c'è più, quindi è anche grazie a lui, poi vabbè, ha pagato anche il patentino che era costosissimo una volta, quindi è anche grazie a lui se guido i droni, quindi per me è un tuffo nel passato e un felice ricordo. Vi ricordo anche di mettere un bel like al video e iscrivervi al canale se non lo siete ancora. Noi, dopo la sigla, andiamo a fare la recensione di questo drone. Ed eccoci qua davanti alla scatola e vediamo le caratteristiche principali. Un bel video 4K a 3840x2160 a 30 fps, poi ovviamente in 1080 si arriva anche a 60 fps. L'immagine è stabilizzata elettronicamente. MJX, lo dicono in tanti che c'è la stabilizzazione, ma MJX è arrivato a livelli che altri low cost ovviamente non sono ancora arrivati, quindi è una vera stabilizzazione molto utile perché nonostante abbia il gimbal a tre assi, come abbiamo visto in altri modelli, non, ovviamente essendo un prodotto low cost, il gimbal stabilizzato non basta. Vi lascio il link qui sopra dell'ultimo che ho provato. Sì, ovviamente è stabilizzato, ma la perfezione è un'altra cosa. Ovviamente abbiamo il nostro GPS, funziona sempre egregiamente nei modelli MJX, come vi ho detto, e poi vabbè il 5G, la connessione 5G. Mi raccomando, controllate sempre che il vostro cellulare sia abilitato al 5G, che vi ricordo, ovviamente non è il 5G della connessione internet, ma è il 5G del vostro wifi. Classificazione 14 più, quindi ovviamente non è un giocattolo, vi servirà il patentino base, l'assicurazione, vi lascio anche di quella il link qui sopra per come farlo e ovviamente la registrazione di flight con il vostro QR code. Anche quello ho fatto un bel video, se volete andatevelo a vedere. Bando alle ciance, andiamo a togliere dalla scatola questo bellissimo drone. Come vedete, la concorrenza in questo caso ha aiutato, ormai quasi tutte le case vi danno insieme al drone la borsa per trasportarlo. È una cosa che molti sottovalutano, ma vi posso assicurare che quando arrivate dove volete volare con lo scatolone è molto scomodo toglierlo dal polistirolo e tutto il resto. Quindi una borsetta, se dovete spendere 10-15 euro in più, sono sicuramente i soldi meglio spesi. Come sempre, ricicliamo la plastica, l'odore è abbastanza chimico, ma non è male. Apriamo la nostra borsetta e iniziamo a scoprire il nostro drone. Allora, andiamo subito alla batteria. Come vedete, ha anche il supportino per la batteria, quindi stanno aumentando i dettagli del packaging per la MJX. È una batteria lipo, ovviamente, a 3200 mAh. Tempo di volo, dicono 28, saremo sui 25 minuti di volo. Altra cosa molto interessante, come vedete, la porta di ricarica è una USB Type-C, quindi ultima generazione, molto bene. Come sempre comprate due batterie perché con una, per quanto siano 25 minuti, ovviamente il divertimento è sempre poco. Andiamo sul telecomando classico per MJX. Ok, come si nota l'antenna è sempre solo da una parte. Tastini normali, gimbal mi sembrano abbastanza morbidi e soprattutto
lineari, quindi dobbiamo riuscire a volarci bene. Poi vabbè, i tastini soliti per accendere e spegnere il LED, cambiare le velocità, atterrare e decollare, e poi la rotellina, meno male che non ci sono i due tastini, ma c'è la rotellina per direzionare il nostro gimbal in alto o in basso. La fattura è media, diciamo, però ovviamente è un drone low cost, non è che possiamo aspettarci grandi cose. Ecco, qua ci sono le batterie, avremmo preferito tutti quanti che ci fosse anche qua una batteria integrata, però poco male. E poi andiamo al nostro pezzo forte. Come vedete è molto molto originale e unico, direi, la sistemazione dei bracci di questo drone. Guardate come rimane. Occupa poco spazio lateralmente, ma ovviamente anche tutte queste eliche sono un po' fastidiose. Poi non basterà che fare due clac, clac, clac e clac. E guardate, è veramente un insetto. È un bugs vero, finalmente. Secondo me l'ufficio di design, l'ufficio tecnico di design della MJX ha puntato tutto a farlo sembrare un vero bugs. Questo è un vero bugs. Secondo me ne hanno ancora tanta di strada da fare. Andiamo a vedere il gimbal, andiamo a togliere la plastichina che ci dice anche come estrarre il copri gimbal. Voilà, come vedete anche la lente qua è coperta e protetta. Il gimbal sembra ben stabilizzato. Ottima cura del dettaglio, come vedete le lenti sono protette, ci sono le istruzioni in ogni punto. Quindi è passato qualche anno, ma hanno fatto davvero dei passi da gigante. Il peso siamo intorno ai 600 grammi, se non ricordo male, con batteria inclusa, quindi come già vi dicevo il patentino sarà d'obbligo. Andiamo a vedere cosa di altro troviamo nella confezione come accessori, che nascondono sempre nelle tasche ormai, quindi fate molta attenzione. Allora, qui avremo come sempre tutti i cavetti, Type-C che sarà il collegamento al vostro cellulare. Qui invece abbiamo un USB Type-C che sarà per la ricarica, il cacciavitino per smontare le eliche che ovviamente non sono a sgancio rapido, e nell'altro pacchettino abbiamo quattro eliche di ricarica. Come al solito, due, c'è scritto il numerino A, B, A, B, sono invertite. Ok, non ci resta che andare a vedere le istruzioni, cosa ci dicono, e soprattutto se abbiamo la lingua italiana, per i nostalgici. Vabbè, abbiamo una guida di quelle rapide che vi consiglio sempre di leggere. Ovviamente se è il vostro primo bugs andate a leggere anche i dettagli delle altre parti. Ci ricorda che l'applicazione è MRC Pro, ha sempre funzionato benissimo. Qui ne approfitto e vediamo le funzioni del drone e del telecomando. Abbiamo un headless mode, la batteria del drone e la batteria del radiocomando sempre da tenere sotto controllo, la distanza di volo e l'altezza per soprattutto non infrangere la legge, il GPS se acceso o spento, quanti satelliti abbiamo, il joystick mode, questo ovviamente è in modalità 2, la velocità, veloce o bassa, sono due alla fine, e poi se siamo in modalità foto, in modalità video e ovviamente il segnale della trasmittente. Return home icon, ovviamente quando attiviamo il return home penso che inizi a lampeggiare. Qui sono sbucati i fantastici adesivi, il logo mi sembra che lo abbiano incattivito, era già bello all'inizio. Come vedete qua ci dice per far partire il drone, c'è sempre un pulsantino per attivare i motori. Questo qua invece è il modo per switchare il joystick, cioè dal modo 2 al modo 1 per chi il gas lo volesse a destra invece che a sinistra. Poi andiamo a vedere le istruzioni dettagliate e soprattutto andiamo a vedere se c'è la lingua italiana. Ok ragazzi, dopo un veloce controllo, mi dispiace per voi, ma non abbiamo la lingua italiana, solo inglese. Ci sono tantissime figure, quindi non avete problemi, poi è uno dei più intuitivi e facili da capire. Comunque, seguendo i miei video non c'è bisogno di istruzioni perché vi faccio vedere io tutto quello che serve, quindi è un buon motivo per iscriversi al mio canale, vero? Qui vediamo un po' di caratteristiche tecniche interessanti. Allora, il peso, come vi dicevo, 612 grammi, le dimensioni 400 mm e 395 ad aperto, la velocità massima è 40 km/h. Poi la limitazione in altezza sono 120 metri,
Non craccate le applicazioni perché rischiate. L'accuratezza del GPS comunque poi lo dovremo provare sul campo. Il gimbal a tre assi arriva da 0 a meno 70 gradi. Qui danno la distanza di tensione maggiore a 600 metri, poi vorrei provare anche questo. Questo qua è importante per chi vuole capire se il suo cellulare è compatibile. 800 AC, ci dovrebbe essere scritto 3 AC nelle caratteristiche del wifi del vostro cellulare, su internet, su Google si trova tutto. Ok, la camera, vediamo il maximum size che è un 3840x2160, quindi è molto buono. Abbiamo il single shot come metodo di scatto. Il video resolution è uguale, 3080x2160. Che diciamo è un 4K vero. Il tema è un FAT32, quindi quando dovete formattare la schedina FAT32, mi raccomando. Ok, come vedete, la grandezza massima della schedina, che questo è un altro dato importante, sono 128 giga, quindi veramente di prima categoria. Come vedete, il bug 16 invece era un massimo di 32, qui arriviamo fino a 128. Registrando in 4K, ovviamente vi consiglio delle schedine che poi magari vi lascio il link qua sotto, come al solito, velocità U3. Che dire, ragazzi, non mi resta che andare sul campo a provarlo. Sono molto curioso e sono già sicuro che MJX non mi deluderà. Dovremo vedere giusto la definizione delle immagini e la stabilizzazione, la portata massima, anche se vi ricordo che siamo in Italia e c'è un regolamento abbastanza rigido, quindi non esagerate mai con questi test, fateli in posti sicuri. Per me è, come vi ho già detto, un salto nel passato, quindi sarà un'emozione doppia, sperando prima o poi trovare un drone per andare su a fare un saluto a chi dico io. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mettete un bel like per sostenere il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ora vi lascio al mio assistente. Ciao! Ciao, sono Mimi2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.